Buongiorno cuori, buongiorno. Questa volta voglio mostrarvi queste ultime mie creazioni, che sono dei bracciali che ho creato appositamente per l'estate con cristalli luminosissimi e fiori. Le rose, per la maggior parte rose, a parte un altro fiore che poi vi mostrerò. Sono dipinte a mano quasi tutte e il bracciale è intervallato con questi anellini che sono in alluminio che resta inalterato nel tempo. Guardate la luminosità, questo è un marrone stupendo. Guardate. Poi sempre la rosa appoggia su delle filigrane. Su una filigrana in modo da evidenziare ancora di più la sua bellezza. Il bracciale va messo sia questo come pendente, sia al centro del polso, così. Allora, adesso passo a farvi vedere gli altri. Eccola qua. Questo bracciale è con le pietre dure. È un quarzo, il quarzo rosa. Con questa bellissima rosa dipinta a mano, appoggiata come sempre su una filigrana e la manina del fatto a mano che metto sempre in tutte le mie creazioni. Eccola qua. Poi passiamo a questo verdone stupendissimissimo. Guardate che riflessi, guardate che riflessi e questa rosa l'ho dipinta a mano. Guardate, devo dire che ha un colore stupendo, oltre che molto brillantinosa. E come sempre la filigrana. Che dite, si vedono? Vediamo se questa nuova. Sì, mi fa dei bei. Sì, mi mette a fuoco, che bellezza, guardate. Allora, poi passiamo al rosso. Bah, in questo caso si fa un po' fatica a farvi vedere la rosa, ma vi assicuro che è dipinta a mano con le sfumature sui petali. Ecco, forse un po' si vedono. Guardate. Stupendo. Stupendo, guardate che bracciale. Eccola qua, si vede ancora meglio. Questo è un rosso molto molto acceso. Ovviamente questi bracciali possono essere abbinati tra di loro. Infatti ho creato anche un giallo con la rosa. Questa rosa è arancione. Vediamo se intanto riesce a mettermela un po' a fuoco perché sapete c'è tanta luce ed è un colore veramente magnifico. Ma anche il giallo dei cristalli, vedete quanti riflessi. Eccola qua. Questo è il nero, la rosa è dipinta a mano, panna e argento con riflessi. Guardate, è un nero molto luminoso e come sempre anellini in alluminio inalterabili nel tempo. Eccola qua, così la vedete bene. Questo è il blu magnifico con la sua rosa azzurra. Vediamo. Come sempre si fa un po' fatica perché c'è una bella luce a mettere a fuoco i colori e la rosa, eccolo qua, stupendo. Questa rosa invece l'ho comperata già di questo colore azzurro. Le altre le ho create io in resina e le ho appunto dipinte a mano. Poi abbiamo sempre sui toni del blu questi cristalli. Guardate che riflessi, guardate. Grigio, blu con anellini zigrinati in alluminio e quest'altra rosa che è diversa. Questa è un'altra rosa, un altro tipo di rosa, anche questa fatta da me in resina.
sempre la filigrana sotto. Guardate, si possono abbinare perfettamente tra di loro. Guardate che belli. Magnifici. Poi passiamo a questi cristalli che sono di una bellezza unica, ma sapete che io adoro i cristalli, vero? Questi sono tinta champagne con riflessi sul viola, sul dorato. Stupenda. Filigrana in bronzo e qui ho messo anche una fogliolina. Sempre in bronzo. E volendo abbinabile con quest'altro magnifico bracciale viola. E questa è la viola del pensiero. Guardate, guardate che riflessi. Eccolo qua. Questo si può anche abbinare con quest'altro. Insomma, si può giocare un po' come si vuole. Il viola posso abbinarlo anche. Guardate che magnifici. Sono due tonalità di viola diversi, fiori e anche sono due fiori diversi, come vedete. E questi sono abbinabili. Per finire, questo è un bracciale che più semplice, con cristalli più piccoli, e l'ho abbellito con un cuore e con questo stivaletto smaltato. Bene, e per quanto riguarda i bracciali, ho finito. E vi aspetto, guardate anche il mio prossimo video che sarà sugli orecchini. Intanto vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e se vi va di seguirmi, mi trovate nella mia pagina Facebook I colori della fantasia Bijou. E se vi piacciono i miei video, cliccate ok, mi piace e iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao ciao.